Ciao a tutti, eccoci qua per la ricetta che mi avete chiesto, quella dei muffin alle nocciole. Non c'è tantissima differenza rispetto ai muffin alla marmellata che avevo pubblicato prima, però c'è qualche ingrediente diverso. Allora, queste sono le quantità per circa 12 muffin, basata questa quantità sulla grandezza dei miei stampini, dei miei pirottini. Quindi vi serviranno 160-150 grammi di farina zero, poi 50-60 grammi di farina di nocciole, questa qui, ecco qua. Io vi dico più o meno le quantità, non sono precisissime perché poi io di questa farina ne avevo la rimanenza, quindi erano circa 60 grammi. Quindi più o meno 150 grammi di farina zero, 60 grammi di farina di nocciole, poi io metterò 90 grammi di zucchero, mezza bustina di lievito vanigliato, olio di girasole e precisamente ne metterò 80 grammi. Grammi di acqua, due uova, un pizzico di sale che io ho già messo nella farina e poi per guarnire io metterò l'ingrediente speciale che è questa nocciolata. Io qui ve la devo far vedere, cioè vi devo far vedere la marca e non è un video sponsorizzato, però io di nocciolata conosco solo, cioè così buona, solo quella della Rigoni di Asiago, che è una crema alle nocciole bianca, vedete, senza cacao, quindi sono pure nocciole. Ingredienti: pasta di nocciole, zucchero di canna, latte, e olio di semi di girasole, burro di cacao, emulsionante di lecitina di soia, estratto di vaniglia. Quindi, come vedete, gli ingredienti sono ottimi e infatti è buonissima. Io, cioè, veramente toglietemi questo vaso perché io lo mangio a cucchiaiate e non va bene comunque. Allora, e poi per guarnire metto sopra la granella di nocciole, quindi un'apoteosi di nocciola che per me è il paradiso perché io adoro le nocciole. Bene, quindi alle due uova dentro la ciotola io aggiungo lo zucchero e con una frusta comincio a sbattere le uova. Se avete lo sbattitore elettrico, fate con quello. Io ce l'ho, ma non ho voglia di tirarlo fuori e di lavarlo. Perciò farò così. Poi, continuando a mescolare, peso, però mi fermo adesso perché sennò non pesa più, 100 grammi di acqua. Ecco qua. Sono 105, ma non fa niente, anche se ci sono 5 grammi in più. E poi 80 grammi di olio di semi di girasole. E adesso mescolo. Adesso metto la mezza bustina di lievito vanigliato nelle farine e lo setaccio perché vedete che il lievito fa sempre queste palline. Ecco qua. Quindi
mie farine, le mie polveri sono pronte e adesso piano piano le incorporo ai liquidi. Quindi comincio sempre mescolando. Vi dico già che con questa farina di nocciola si sta sprigionando un profumo buonissimo di nocciole. Tra l'altro sono velocissimi da fare, veramente ci si mette 10 minuti. Ho preparato la mia teglia con i cestini di carta e adesso comincio a colare all'interno l'impasto, cercando di non fare disastri. Se avete un mestolino è meglio. Io ho un mestolo gigante e quindi non mi conviene. Ho visto che molti usano la palettina per fare le palline di gelato. E quella mi sembra ottima. Così evitate di sporcare. Bene, adesso mettiamo l'impasto in tutti i pirottini. Bene, adesso il momento più godurioso, e cioè metto la nocciolata all'interno dei muffin. Quindi con un cucchiaino prelevo una quantità, beh, qui dipende da voi e dalla vostra golosità. Io ne metto, ecco, questa quantità e la metto all'interno di ogni stampino. Intanto avete sentito le unghiette della Mira sul pavimento perché lei ha sentito che c'è da mangiare qui, che c'è roba buona ed è venuta a vedere. Ecco fatto. Poi per rifinire metto la granella di nocciola sui dolcetti, quindi faccio così, semplicemente ne spolvero un po' sopra. E questo abbellirà il dolcetto e aumenterà la delizia dei muffin e soprattutto se siete amanti della nocciola sarà un paradiso per il vostro palato. Bene, adesso io ho riscaldato il forno a 170 gradi, li metto a cuocere. Io ho calcolato circa 18 minuti. 18 minuti per il mio forno vanno bene. Ci vediamo dopo. I dolcetti sono pronti, potete immaginare il profumo. Bene, per questo video è tutto. Fatemi sapere se realizzerete anche voi questi buonissimi dolcetti per la colazione. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!